Con la Volpe del Sannio e Insognerre, le tue impressioni su ECMA 2015? Beh, sicuramente le impressioni sono positivissime. Buongiorno, ciao Alfredo. Sono positivissime, ho rivisto tanti marchi con piacere, per cui diciamo che sicuramente l'interesse verso il mondo motociclistico ci sarà ancora. E abbiamo visto ieri i numeri di crescita del mercato, il mercato cresce sia nel nuovo sia nell'usato, quindi diciamo che certo l'entusiasmo che mettono un po' le aziende probabilmente è un po' sproporzionato, perché dovremmo ritornare ai numeri di qualche anno fa per avere un vero e proprio entusiasmo. Però tutte le aziende si stanno muovendo, lo staticismo che c'è stato negli anni scorsi non c'è più, insomma, quindi si cerca una nuova strada. Le marche stanno cercando di rinnovare le loro gamme un po' tutte. Una in particolare, diciamo che è la moto della Fiera di Milano, che mi abbia sconvolto, che mi abbia, come si può dire, creato quell'emozione in più che creano alcuni prodotti, ancora non l'ho vista. L'unica che mi ha creato un po' di sensazione, un po' di emozioni è la fregatoina della Honda, che sicuramente è un ritorno in un segmento dove il marchio aveva lasciato lo spazio ad altri marchi, per cui io credo che con quella motocicletta si avrà sicuramente un riscontro positivo quest'anno. Poi i marchi che tratto è Kawasaki sta pensando di allargare la gamma col turbo, per cui diciamo in quella direzione si stanno muovendo, insomma, per raggiungere gli inquinamenti che le leggi moderne chiedono. Però diciamo che la gente non so quanto sia pronta per il turbo, probabilmente è più pronta per l'elettrico. Ho visto tante moto elettriche, tante aziende che si sono mosse in quella direzione, per cui diciamo la moto elettrica sicuramente sarà la moto che si vedrà nel futuro. Fino a poco tempo fa erano poche le aziende che stavano sperimentando, invece adesso ne vedo tante. Non vedo molti quad, mi aspettavo un po' di quad in più, invece le aziende dei quad probabilmente si stanno riorganizzando, perché c'è stata una prima fase negli ultimi 4-5 anni dove il quad è cresciuto molto, adesso stanno rallentando, probabilmente dovranno inventarsi nuove regole, insomma, per ripartire con i quad, perché non vedo quad di media categoria, diciamo si vede solo quad di alta gamma, di grosse cifre, ma il prodotto entry level che andrebbe bene per la gente non proprio appassionatissima, che lo può utilizzare per spostamenti in campagna e in montagna, non c'è molto fermento in quella direzione. Però diciamo che anche quello sarà un settore da ripartire. Ho visto le moto da cross fortissime, il fuoristrada che continua, va fortissimo. Mi aspetto qualcosa dai giapponesi definitivamente con l'avviamento elettrico, sicuramente ci sarà l'anno prossimo qualcosa di nuovo. Però diciamo che in quella direzione on-off sicuramente è quello che andrà per la maggiore.